2 punti persi. Il Bitonto, dopo i 3 successi di fila contro Gravina, Granata e Gerbison, manca il poker, impattando 1-1 in casa contro l'abbordabile Francavilla Ensinni, che esce con un punto insperato dopo aver giocato in 10 per un'ora. Nella prima mezz'ora del primo tempo i ritmi sono abbastanza lenti e le occasioni latitano, fatta eccezione per un tiro centrale di Fiorentino da calcio d'angolo. Il momento spartiacque è il minuto 32. Di Giorgio commette fallo in area su Picci e per il direttore di gara Castellone è rigore per il Bitonto ed espulsione per il centrale difensivo del Francavilla. Dal dischetto Patierno non sbaglia e non lascia scampo al portiere. I nerdoverdi a questo punto sfruttano gli spazi e potrebbero raddoppiare in almeno 3 circostanze, ma né campo reale, sponda di testa di Patierno, né Terrevoli incerto davanti al portiere, tantomeno Patierno con un colpo da fuori centrano il bersaglio. Nel secondo tempo i ragazzi di Mister Pizzulli si limitano a controllare gli avversari, ma non alzano mai i ritmi per chiudere il match. Ci provano con una bella idea di Picci da fuori con un tiro a pallonetto alto, poi ancora con Terrevoli che stoppa male a 2 passi dal portiere e Patierno con un tiro impreciso su assistenza del neo entrato Turitto. Al 38esimo però accade quello che nessuno fin lì poteva prevedere: angolo dalla sinistra e Collocolo a centroaria batte l'incolpevole Figliola e gela il Città degli Ulivi. A questo punto, a 10 minuti dalla fine, il Bitonto tenta di riportarsi in vantaggio ma non riesce a sfondare la linea Maginot avversaria. Al triplice fischio finale ci sono solo tanti rimpianti, ma domenica in casa del Sorrento c'è già l'occasione del riscatto.